è confronto aperto nel mondo della politica sui temi dell'economia. Il Partito Democratico rilancia sull'assegno ai disoccupati e l'UDC, con il suo leader Casini, punta alla riforma delle pensioni. Il segretario del Partito Democratico, Franceschini, critica Berlusconi. Berlusconi, non pensi di cavarsela con un no in una conferenza stampa a Bruxelles. Quel no che è stato detto in modo così infastidito, così sbrigativo, non è un no al Partito Democratico, è un no sbattuto in faccia a quelle centinaia di migliaia di persone che hanno perso o stanno perdendo il posto di lavoro. Sappia, Berlusconi, che quel no noi è come se non l'avessimo sentito. Lui dovrà venire in Parlamento e dovrà dire alla sua maggioranza nei prossimi giorni di votare contro il provvedimento che noi gli proporremo. E vedremo se voteranno contro il provvedimento che noi gli proporremo. Il leader dell'UDC, Casini, invece parla di verità e responsabilità. Per l'avanzare della crisi economica occorrono proposte nuove e non bastano più gli spot, come la proposta di Franceschini. Io credo che serva una politica che non dice al governo, solo perché stai all'opposizione, devi fare questo e non indica come, perché questa non è una politica che oggi serva più al paese. E allora noi diciamo al governo, trova i soldi per famiglie, piccole imprese, ammortizzatori sociali e gli indichiamo una strada. Dobbiamo avere il coraggio di un patto tra le generazioni. Le ronde non servono a nulla, rischieranno di far male a se stesse e agli altri. Serve dare più soldi a polizia e carabinieri, reintegrare i 10.000 che sono sotto organico. L'Italia dei Valori chiede invece l'estensione degli ammortizzatori sociali. Ascoltiamo Leo Luca Orlando. Crolla, il governo non si occupa degli imprenditori e dello sviluppo economico, pensa a limitare il diritto di sciopero. Noi di Italia dei Valori chiediamo l'immediata estensione degli ammortizzatori sociali ai precari e alle categorie non coperte. Il parere di Gaetano Quagliariello sulla proposta di riforma delle pensioni e Italo Bocchino su quelle di Franceschini. È una proposta che merita considerazione perché è di conio completamente diverso da quello demagogico di Franceschini. La maggioranza non si fa però confondere. Laddove c'è serietà la prende in considerazione, laddove c'è demagogia la rimanda al mittente. La proposta di Franceschini è uno spot propagandistico. Il governo ha già approvato numerosi provvedimenti per aiutare le banche, per investire sulle infrastrutture, per spendere soldi per ammortizzatori sociali, per aiutare le famiglie in difficoltà. Il Partito Democratico a tutti questi provvedimenti ha votato contro.